Grazie, Presidente. Rispondo all'interrogazione che peraltro insomma, è particolarmente rilevante in questo periodo più che mai, partendo però da un dato numerico che è quello della dotazione organica del corpo rispetto alla prevista di 8.450 unità. Il corpo dei vigili della Polizia Locale di Roma Capitale può contare su un'attuale disponibilità di 5.450 dipendenti, quindi abbiamo una carenza di oltre il 36%. Purtroppo questo è un dato sul quale attualmente non possiamo che intervenire parzialmente, come sapete, oltre al blocco del turnover e ai vincoli di bilancio. Questo diciamo, ci lega da una parte, dall'altro abbiamo ereditato una situazione di concorso bloccato, che però abbiamo sbloccato e quindi attualmente sono in corso le procedure per la selezione di ulteriori 300 dipendenti. Attualmente le procedure, come dicevo, sono in corso, quindi comunque nel corso dell'anno sarà portata a compimento anche questa attività e quindi il corpo potrà contare su un organico maggiore, sempre gravemente carente però rispetto alla dotazione organica. E questo è un dato di fatto che purtroppo non dipende da questa amministrazione. Però, insomma, è un dato importante. Per quanto riguarda le risorse economiche, come ogni anno, in occasione dell'apertura della stagione estiva, Ostia riceve delle somme ulteriori proprio a garanzia e a supporto delle maggiori attività che si trova a dover fronteggiare e anche riceve ulteriore supporto da parte di personale del corpo. Attualmente è in organizzazione, come lei sa, la stagione balneare si è aperta ieri, a breve avremo anche i dati precisi e specifici su questo territorio. Infine, le rammento che d'intesa con la Prefettura sono state riavviate quelle unità territoriali del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, ovviamente riattivate, peraltro in parte modificate e migliorate, secondo noi, con un perimetro di competenze ben più netto e più delineato che aiuterà comunque tutti i territori, Ostia incluso, ad avere il necessario supporto delle altre forze, dell'ordine proprio su una zona così complessa e disagiata come quella di Ostia. Grazie.